Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video dedicato a Dragon Ball Daima. Come potete ben vedere, oggi giornata di novità e notizie, perché così totalmente a sorpresa, non ne sapevo nulla onestamente, è uscito un nuovissimo trailer con nuove main visual e abbiamo anche delle novità ed informazioni proprio all'interno del sito ufficiale. Quindi andiamo a vedere il trailer insieme. Andiamo a vedere cosa ci riserva e poi andiamo a capire anche sul sito ufficiale questo nuovo articolo cosa ci svelerà. Ma prima di iniziare però mi raccomando un bel mi piace a questo video e noi ci vediamo questa sera in live, quindi mi raccomando non mancate. Unica cosina, nel caso in cui doveste vedere magari il video senza audio per quanto riguarda il trailer di Dragon Ball Daima, potrei averlo poi tolto in editing perché a volte danno problemi, questa cosa devo dirla. Quindi, ragazzi, andiamo subito a vedere questo trailer. Io direi di partire immediatamente, quindi 3, 2, 1 ed andiamo a vedere il nuovo trailer, il main trailer di Dragon Ball Daima, che ricordiamolo partirà l'11 ottobre con addirittura un episodio con 10 minuti in più, quindi sarà un episodio esteso rispetto a tutti gli altri. Quindi, signori, partiamo ora. Oddio, questa è una formula. Questa è una formula simile a quella delle sfere del drago. Vediamo, vediamo. Che bello. Che bello. Raga, ma posso dire, lo stile è molto bello. È molto bello, ma soprattutto su loro adulti. Ok. Ah, Super Saiyan. Oddio, quello era probabilmente un Goku che stava per trasformarsi in Super Saiyan. Questo lo dobbiamo rivedere, raga. Questo è da rivedere assolutamente come trailer, raga. Sì, assolutamente. Qua mi sa che macchiappa il copyright. Sì, sicuro. Vabbè, dai, poi vedremo. Ci sono un botto di personaggi, raga, da capire. Pure Piccolo. Dovrebbe essere Piccolo Mini. No, vabbè, raga, ma sto trailer è tutto da rivedere. Eccolo! Eccolo! Goku Super Saiyan Mini. Anzi, mini Goku Super Saiyan, ma carinissimo. Molto carino. E sapete che non mi ha dato le vibes del Goku di GT, del Goku Kid di GT in Super Saiyan? Non mi ha dato quelle vibes. Pensavo di sì che me le avrebbe date e invece vi devo dire, non me le ha date assolutamente quelle vibes. Molto carino, cavolo. Allora, andiamo un attimo a rivedere, facciamo così. Adesso ce lo rivediamo, lo voglio rivedere anche con l'audio magari, perché voglio capire un pochino quello che accade. Per esempio, la prima cosa che noi vediamo qui è palesemente una formula, credo, per evocare... Allora, ora non mi ricordo se questa è proprio la formula per il Drago Sharon, ma non credo, vediamo. Non mi sembra, ma questa è sicuramente una formula molto simile a quella che veniva utilizzata. Questa dovrebbe essere il Namecciano, cioè molto simile al Namecciano. Ed è molto strano questo, è molto strano, ragazzi. Ecco, quindi più che formula per le sfere, questo potrebbe essere proprio il Namecciano. Ripeto, è stranissimo perché comunque i Namecciani qui non dovrebbero aver nulla a che fare. Poi lasciamo perdere che io mesi e mesi fa, forse addirittura un anno fa, non me lo ricordo, ma in un certo senso parlai del grande Mago Piccolo, parlai di come forse dietro tutte queste cospirazioni potrebbe esserci addirittura un grandissimo ritorno in pompa magna del grande Mago Piccolo, quindi con qualcuno che magari sta cercando di farlo tornare. Oddio, se si parla veramente di Namecciano qui, se c'è del Namecciano di mezzo, raga, inizio seriamente a farmi delle domande. Questo è ovviamente un rewatch, quindi raga, metterò pausa continuamente, ve lo dico.
La prima volta ve l'ho fatto vedere per bene, poi so che c'è chi non apprezza questa cosa di mettere pausa. Raga, l'abbiamo già visto, ora devo mettere pausa perché devo vedere un po' di cosine. Allora, come vi dicevo prima, lo stile mi piace molto quando loro sono grandi, è molto bello, cioè ci sta assolutamente. È un po' stile nuova Toei in un certo senso, non dico quello che stanno utilizzando con One Piece, però come vedete il filtro, come volete, i colori, tra virgolette, sono mezzi simili se vogliamo. Qui è bellissima, qui hanno rifatto la scena di Goku contro Kid Buu quando lancia la Super Sfera Genkidama, la Super Spirit Bomb, molto bella qui, veramente bella. E qui in realtà c'è effettivamente Popo, Dende e questi qui non capisco chi siano. Questi non capisco chi siano. Probabilmente era veramente lingua namecciana quella che abbiamo sentito prima. Eh sì, questa è roba nuova. Questa è roba nuova perché stavo cercando di capire se magari era qualche scena che noi avevamo già visto, ma per dirvi, non lo so, dalla Busaga o qualcosa del genere. Invece no, questa è una scena totalmente nuova ed è probabilmente un'altra evocazione, una nuova evocazione. E io credo che qui ci sia un altro namecciano, ragazzi. Quindi quello che abbiamo sentito prima è di fatto davvero lingua namecciana, ma probabilmente è una formula recitata da un altro namecciano al di fuori, perché Dende questo è sicuro, però qui c'è quello che sembrerebbe essere Shin, ma potrebbe anche non esserlo, perché ora ci sto facendo caso, sembra avere una cresta qui da Kaioshin, o potrebbe essere il Kaioshin che abbiamo visto prima, insomma uno dei Kaioshin magari cattivi, non si sa perché si trova qui. Ok, quindi Goku sta combattendo, ma vabbè, non ci interessa. Cannone Galick di Vegeta contro Goku. Lo stile, ribadisco, mi piace. Utilizziamo le sfere del drago. Credo che sia questo demone. Adesso non mi ricordo, ragazzi, onestamente come si chiami. Ma credo che sia questo demone che dica questa frase. Quindi sicuramente, ancora una volta, il tutto si basa attorno alla ricerca delle sfere del drago. Questa volta da parte del regno demoniaco, di questi nuovi demoni. Ecco qui, questo è il Kaioshin che probabilmente noi abbiamo visto prima al santuario. Io inizio a pensare che sia questo. Inizio a pensare che sia questo qui, però dovrebbe essere in teoria cattivo, quindi dovrebbe essere in un certo senso un Makaioshin. Oppure staremo a vedere, io inizio ad avanzare anche l'ipotesi, per esempio, che questo possa essere un infiltrato. Insomma, staremo a vedere, ormai con Dragon Ball, ragazzi, non escludo più nulla. Però ad oggi noi, in teoria, sappiamo che questo qui è un Makaioshin. Questa dovrebbe essere un'altra demone in teoria. Assolutamente. Vediamo se ritrovo qualche dettaglio, ma non mi sembra. Ecco, una cospirazione. Vediamo qui se c'è qualche scena. Allora, mi sembra che sia tutto legato alla Busaga, quindi indubbiamente ci sono grossissimi legami legati alla Busaga. So che ci sono dei leak in giro, ragazzi, se è possibile, ragazzi, se li conoscete, non dite perché, non dite per come, non dite per quando, non dite per cosa, perché io non lo so e probabilmente nemmeno gli altri lo vogliono sapere. Però c'è probabilmente un collegamento a stretto filo con la Busaga qui. E effettivamente ci sono poi Makaioshin, ci sono demoni, insomma. Sto da capire. Ah, e ricordo proprio che c'erano i demoni, i nuovi demoni che stavano guardando le scene della Busaga, e probabilmente questo è di nuovo un qualcosa di simile. Questo dovrebbe essere un nuovo pianeta. Sì. Qui Goku sicuramente si sta trasformando in Super Saiyan. E qui ci sono i nuovi personaggi. Lei non so come si chiami, onestamente. Qui c'è la canzone, ragazzi, facciamo una cosa. Qui togliamo veramente l'audio. Questo dovrebbe essere Glorio. L'abbiamo già scoperto, l'abbiamo già visto come personaggio, se non sbaglio, proprio nell'ultimo trailer che vi ho portato. Eccolo qui, Glorio, perfetto. Ho una richiesta. Ah, e lei è il personaggio che stava sotto quell'abito, quel costume. Quindi lei fa parte, tra virgolette, potrebbe far parte dei buoni. Panzi e Glorio. Ok. Vabbè, Kaioshin. Vediamo. Allora, quindi probabilmente il gruppo che viaggerà e che andrà alla ricerca, non lo so, di questi demoni, delle sfere del drago, immagino. Che sono di queste nuove sfere del drago, insomma, è tutto da capire. Probabilmente sarà questo il gruppo. Quindi Goku, Glorio, Shin e Panzi.
Ok, benvenuti nel regno demoniaco. Vediamo. Ok, qui ci sono tutti i nuovi personaggi, sono tutti i personaggi che poi scopriremo. Questo a me sembra, non lo so, un pilota, dai, sembra un pilota, però capiremo. Lui mi ricorda tantissimo il dio della distruzione del nono universo, del nono, sì, mi ricorda tantissimo lui. Non credo abbia a che fare niente con lui, con Rumshi, mi pare si chiamasse Rumshi. Però mi sembra davvero lui. Lo stile è molto bello, i colori sono belli, ragazzi, i colori sono veramente bellini. Belli questi nuovi personaggi. Questo qui non si capisce, ma... no, purtroppo non si capisce a capire, cioè non si riesce a capire niente. Altri personaggi ancora svelati. Un trio di mecha qui, sembrerebbe. Un trio di robottoni con spade, lance, martello, spada e lancia. Capiamo un attimo. Potrebbero avere qualche riferimento, magari anche storico, perché no? Quindi sì, ci saranno anche dei robottoni. Vabbè, raga, io credo che comunque... questa sia molto una serie che strizzerà in parte l'occhio a Dragon Ball GT, quindi delle cosine che noi abbiamo visto in Dragon Ball GT con i vari mecha e tutto il resto probabilmente potremmo rivederle qui. E qui c'è Goku Super Saiyan per la prima volta. Vi devo dire, ci sta, cioè non è per nulla male, non è per nulla male, la trasformazione è bellina, lo stile del personaggio è totalmente nuovo, è molto tondeggiante, non l'abbiamo quasi mai visto così. E vi ripeto, non mi dà le vibes da Goku Super Saiyan Kid di Dragon Ball GT. Mi sembra molto diverso. Oddio, mo, senza esagerare. Ecco, qui magari già può sembrare un pochino di più, mi può ricordare un pochino di più il Goku di GT. Però per il resto è proprio diverso. Ok. Vediamo se riusciamo ad intravedere qualcosina. Mi sembra di no. Vabbè, molto carina anche questa scena. Vegeta, molto bella anche questa fase. Anche la Kamehameha. Ci sta, dai, è molto bellino. Poi, raga, staremo a vedere. Come mai questo Dragon Ball Daima si crea in questo modo? A volte ci mettono qualche dettaglio, raga, che anticipa, ve lo dico. Vabbè. Sembrano dei fulmini, non lo so, è un po' strano. Per il momento mi sa che non c'è nessun dettaglio qui. Ottobre 2024, in realtà, principalmente 11 ottobre 2024. Molto bene, bel trailer, raga, devo dire la verità, bel trailer. Sempre, diciamo che non va a lanciarsi troppo nei dettagli, nel senso, rimangono sempre molto sul vago con questi trailer, il che forse è una cosa positiva. Però abbiamo l'introduzione quindi di questi nuovi personaggi, abbiamo Shin, vabbè che lo conosciamo già, ci mancherebbe. Abbiamo Glorio che a quanto pare sarà lui il pilota in realtà, quindi non era quello il personaggio che abbiamo visto che farà da pilota sempre per i nostri, ecco. Ma sarà Glorio a quanto pare. E poi verranno accompagnati anche da Panzi. E questi due, eccolo qui, questo non è Shin, in realtà questo è Shin, ma questo è il Makaioshin. Questi dovrebbero essere in teoria i due nuovi e confermati nemici per il momento, ma che sicuramente, ragazzi, quando fanno così è un po' come per i Gamma erano soltanto, diciamo, quelli che si esponevano, quelli che esposero fin dal primo momento. Ma per il resto poi quello che era il reale nemico di Dragon Ball Super, Super Hero, era Cell. Allora, proviamo a fare una traduzione, vediamo un attimo se ci traduce per bene. Lui ci rivela il volto dei nuovi personaggi Panzi, che indossava una maschera e un mantello. Così come Goma, un nuovo personaggio misterioso che sbircia dal bordo verso Goku Mini e compagnia. Lo slogan del primo visual principale era "Benvenuti nella grande avventura", per il secondo invece è cambiato in "Benvenuti nel regno dei demoni". Questo mostra che la storia si svolge nel regno dei demoni, quindi tutto il viaggio sarà nel regno demoniaco? Quindi non è un viaggio nello spazio, eccetera, eccetera, quindi è proprio un viaggio nel regno demoniaco. Questa è una cosa molto importante, ragazzi. Questa è una cosa molto importante, è la prima... visione che avremo letteralmente sul regno demoniaco vero e proprio, su come è strutturato, quindi è come veramente se in teoria, se non ho capito male, andassero proprio in un'altra realtà, nella realtà dei demoni. Molto bella questa cosa. Che tipo di avventura attende Goku Mini, Kaioshin Mini, ormai ragazzi vanno chiamati così, vanno chiamati Goku Mini, Shin Mini, i nuovi personaggi Glorio e Panzi in questo mondo sconosciuto, il regno dei demoni, dove una cospirazione si agita. Risai sintonizzati, ok, l'11 ottobre, perfetto, ovviamente raga, lo seguiremo in tutto e per tutto. Svelato il tema principale, il trailer attesissimo. Dopo essere stati trasformati in piccoli, Goku e compagnia vivono un'avventura nel realme dei demoni.
Il trailer principale è appena svelato, inizia con un misterioso incantesimo e presenta uno strano mondo mai visto prima in Dragon Ball. In questo vivace trailer, Goku Mini e Supreme Kai Mini, che sono stati rimpiccioliti da una cospirazione, e noi personaggi Glory e Panzi prendono parte a un'emozionante avventura nel Regno dei Demoni, ok? Inoltre il trailer rivela personaggi che vengono mostrati per la prima volta, come una persona sconosciuta che assomiglia a Kaioshin. Vabbè, l'abbiamo già conosciuto. Un personaggio che ricorda una donna seduta, ok, quella che abbiamo visto prima, con un sorriso misterioso e le ombre dei mostri che si nascondono nel realme dei demoni. Credo che qui si riferiscano ad esempio a quei tre soldati, mecha, come li volete chiamare, insomma. Poi vediamo un attimo se c'è qualcos'altro qui. Ci sono i doppiatori. Dragon Ball è una serie che ha cambiato la mia vita. Qui c'è il doppiatore di Shin, insomma, di Mini Shin. Ok, mi sembra che non dica niente di particolare. Qui c'è il doppiatore di Glorio. Vabbè, questa è una cosa molto simile a quella che fecero quei doppiatori di Dragon Ball Super Super Hero, che erano tutti entusiasti di far parte, i nuovi, insomma, di far parte della serie di Dragon Ball. E quindi credo che quello di Glorio e Panzi... esatto, credo che siano proprio dei doppiatori totalmente nuovi a quanto pare. Sì, esattamente, esattamente, sono doppiatori totalmente nuovi per il mondo di Dragon Ball. La sigla di apertura è una nuova canzone creata insieme all'artista vincitore. Vabbè, questo diciamo che ci interessa poco. Oddio, Zed perché non mi è nuovo? Non mi è nuovo, io credo che questo Zed abbia già fatto qualcosina per Dragon Ball. Vediamo un attimo, un fan dichiarato di Dragon Ball ha riportato numerose grandi canzoni. Ok, quindi c'è il compositore dei testi che è lo stesso di Chalai Chalai, addirittura Limit Break Survivor, due pezzi veramente incredibili. E questo Zed che ha già fatto qualcosa, ora non riesco a intravedere bene, però ha già fatto assolutamente qualcosa. L'ho già sentito lui. Va bene ragazzi, io credo che non ci siano ulteriori novità. È stato molto carino, devo dire la verità, è stato molto carino. Sempre che non va nel dettaglio, ma ormai ragazzi manca pochissimo più di un mese, quindi meglio così, scopriremo tutto nel dettaglio con l'episodio plot, perché a quanto pare ci sarà un vero e proprio plot di serie, un episodio pilota insomma, un pilot, non un plot, perdonatemi, un episodio pilota dove scopriremo probabilmente tutto quello che ci aspetta in Dragon Ball Daima, quindi con addirittura un episodio esteso. Ragazzi, voglio sapere cosa ne pensate quindi di questo nuovo trailer di Dragon Ball Daima e anche di tutte queste nuove informazioni. Voglio sapere se siete in hype per l'inizio della serie l'11 ottobre, quindi fatemelo sapere anche nel caso in cui non foste in hype, tranquilli, me lo fate sapere e poi capiamo un pochino, perché voglio un attimino scoprire la situazione attuale rispetto a Dragon Ball Daima qual è. Calcolate che molto lo fa anche, purtroppo ve lo dico, la campagna marketing che stanno attuando ormai da mesi, mesi e mesi. Diciamo che non è una campagna marketing stramega vincente, ecco, mettiamola così, però io sono sicuro che questa come serie veramente ci catturerà quando uscirà. Però per il momento posso comprendere se qualcuno non è estremamente hypato, mettiamola così. Detto ciò ragazzi, io vi aspetto questa serie live e ci vediamo anche ad un prossimo video.